chiamo Vincenzo, ho 34 anni, vengo da Napoli e sono un influencer. Quando è stanotte tramonta il sole. Io mi rappresento proprio un napoletano verace, un vero scugnizzo. E sono molto orgoglioso di questa cosa. A parte la simpatia, mi reputo molto logorroico a volte. Sono molto pesante su tantissime cose, anche se non lo mostro a volte. Buonasera. Io sono Barbara Lametra. Buonasera, Vincenzo. Vincenzo, è emozionato? Un pochino, dai. Sui social faccio video ironici e, diciamo, sfrutto molto la mia simpatia, perché dicono che sono simpatico, dicono. Allora, lei è il primo del tavolo. Sì. E quindi intanto l'accompagno al bar, così beve un aperitivo, si rilassa un po'. Va benissimo. Prego, mi segua pure. Io regalo sempre sorrisi, anche se la giornata viene un po' storta, riesco sempre a sorridere. Infatti mi mandano tantissimi messaggi sui social scrivendo: tu mi fai proprio ridere e mi fai proprio alleggerire le mie giornate. Buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuto. Grazie. Cresce un calice di bollicine? Sì, vai. È il suo primo appuntamento al buio? E cosa fa nella vita? Lavoro sui social. È iniziato per scherzo, adesso sono influencer, youtuber, blogger. Wow, piace alle donne. Però, lei di solito? Dicono di sì. Chi lo non dice? Non mi lamento, le donne. Perché sono single ancora a 34 anni e me lo chiedono? Vince, tu sei simpatico, a modo, fresco, pulito, sei molto molto alla mano. Però io sono molto fragile, per un'altra parte, quindi ho paura a volte di innamorarmi. Che tipo di donna le piace? Una donna sveglia, intelligente. Che sia pure bassa, ancora meglio, perché non è che sono altro. Tipo vorrei un amore come nei film. O almeno mi auguro che magari a questo primo appuntamento venga proprio la regina dei sogni miei. Allora io le auguro di godersi questa cena. Grazie. In bocca al lupo. Ciao, grazie. Buona serata. A voi. Sono Iole, vengo da Battipaglia, provincia di Salerno. Ho 25 anni e nella vita sono estetista onicotecnica. Caratterialmente sono una ragazza solare, dinamica, mi piace un sacco ridere. Infatti uno dei segreti, penso, principali per corteggiarmi è farmi ridere. Buonasera, ben arrivata. Ciao, grazie. Gradisce che le prenda il cappotto? Sì, grazie. Per questo primo appuntamento voglio essere ottimista e positiva. Voglio pensare che andrà tutto bene. C'è già qualcuno che l'aspetta? Sì. Poi chissà, può essere che realmente troverò l'amore, lo spero. Prego. Grazie. Ciao, ciao. Piacere, Vincenzo. Iole. Piacere. Al momento che la vedo già capisco se mi posso innamorare o meno. Quindi speriamo bene. Cosa stai bevendo? Champagne, un po' di bollicine. Ci sta. Un po' di brio. Sì, vai. Sono single perché, diciamo, che non ho trovato un ragazzo che rispecchiasse appieno quello che io cerco. Dove sei? Battipaglia, provincia di Salerno. Ci passo. Sì? Tu di dove sei? Napoli centro. Ok. Cioè, è diventato che noi corriamo dietro agli uomini. A me non piace e quindi per questo motivo mi trovo ancora single. Ci vogliono servire secondo te? Non lo so. Se facevi il barman, eccolo qua. Ah, ok. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Se facevi il barman... Arrivo. Tu facevi il drink, ma tu sai ci fa. Carisce delle bollicine anche lei? Sì, grazie. Il mio punto di forza a questo appuntamento sicuramente è la mia simpatia, quindi mi auguro che magari gli sto simpatico, speriamo bene, perché magari questo perché non gli piace. Io punto tutto su questo. E buona serata. Grazie. A voi. Ciao. Andiamo, A questa nuova conoscenza. Vai. Con tanta simpatia. Si guarda negli occhi quando si brinda. Infatti. Io mi voglio divertire al primo appuntamento. Non deve essere quell'appuntamento con l'ansia. A me non mi piace, c'è l'appuntamento così. Mi hai aspettata tanto? Ti sei fatta un po' attendere. Lo so, ma noi donne siamo così. Beh, fai i capelli, il trucco. Alla fine ne basta la pena, dai. Meno male, dai. E buon proseguimento. Grazie. Prego. Al loro tavolo però è arrivato il momento di aprirsi e confidarsi qualche importante segreto per conoscersi più nel profondo. Si può essere la fidanzata? Sì. Tu? No. Veramente? E da me? Ah,
Non sei mai stato fidanzato? Allora, non ho mai portato donne a casa. Cioè, nel senso, seriamente proprio. Però ho avuto storie. Le storie più lunghe che ho avuto sono state quelle da 7-8 mesi. Ma non ho mai portato donne a casa perché sono pesante su questa cosa. Preferisco farle fuori. Sono single da un bel po'. Magari vorrei portare solo una donna a casa. Capito? Ci penso 3.000 volte. Una cosa se devo molto avere bella. Un rapporto che devo far affezionare mia mamma, le mie sorelle, ad una ragazza, e proprio tipo lasciarla è brutto dopo. Nel caso mi innamoro, sono prontissima a portarla a casa. Ah, così mamma cucina pure a essa. Quando volevano loro, non volevo io. Si sono capire se mi innamorati di no. Magari tu non mi pensi proprio. Oppure magari se tu vuoi, se vedo che tu vuoi tanto, io non mi leggo a te. Perché vedo quella cosa troppo subito, capito? Io sono sfortunato in amore, perché tante volte, quando magari vedo qualcuno che mi piace seriamente, aiuto, lo fanno amore, lo sono sposato, ormone. Quindi ci deve stare quel gioco della corda, ovviamente non quella corda che si spezza, quella corda di venirsi incontro. Un equilibrio, diciamo. Sì, hai trovato la parola giusta. Ti ho letto nel pensiero. Brava, sei molto molto intelligente comunque, mi piace quando parli. Grazie. Ti vedo molto, anche quando parli, sei molto affettuosa, si vede. Proprio già dai modi che hai, eh. Sì. Sei molto buona. Abbastanza. Sono single da quasi 2 anni e ho avuto una storia importante di 5 anni che non è andata bene, insomma. Diciamo che la mia relazione, quella stata, più importante, diciamo... sono stata troppo buona troppe volte. Okay. Lui nel frattempo stava con un'altra persona e io non lo sapevo. Sì. È andata a finire che lui aveva 2 relazioni parallelamente, quindi con me, okay, e con un'altra ragazza. Come hai reagito tu? Ci sono rimasta molto male. Vabbè, nessuno credo che sia felice. Però, insomma, ho capito che fondamentalmente non mi meritava. Ho paura di essere ferita. Cioè, è una cosa che proprio non voglio più nella mia vita. A parte lui non c'è stato niente. Nient'altro che mi ha fatto stare male, però. Forse ho paura io di. Ho questo problema. Non voglio piangere, però. Amore. Sta scritto là. Love. Descrivi. Dobbiamo fare. Descrivi una storia, l'amore. Col cuore. Così. C'è una storia. Col cuore e inquadri la scritta. Come si riesce a fare? È più su. Allora abbassa. Chiedo di essere voluta bene, rispettata e, se possibile, anche amata, perché io ho dato tanto amore nella vita. Ce l'abbiamo fatta. Vai, fammi vedere.